Sì, è stata una partita a due facce secondo me. Primo tempo abbiamo faticato un po' di più, siamo usciti bene come l'avevamo preparata, poi arrivavamo alla tre quarti e non riuscivamo a trovare la soluzione giusta. Secondo tempo invece abbiamo fatto meglio anche su quel lato lì, abbiamo trovato il pareggio e potevamo anche vincerla, però peccato, ma è andata così. Vogliamo raccontare quel pasticcio, chiamiamolo così, che c'è stato nel momento, in occasione del gol del Cittadella, 3-4 rimpalli, non siete riusciti a rinviare questa palla? Sì, io lo voglio rivedere perché è stato un po' particolare. È stata una respinta centrale, poi la palla è rimasta lì e non lo so, lo devo rivedere perché così a caldo non ti so rispondere La bene. definiamo azione fortunosa. Sì, quando c'è un gol c'è sempre un errore, però c'è stato anche un pizzico di fortuna da parte loro. Parliamo invece, prima c'è stato un lapsus, ho detto Cittadella e non Virtus Entella, ma è stato un lapsus non casuale perché martedì si andrà a giocare al Tombolato e questa sarà la tua partita perché tu fino a qualche settimana fa giocavi con il Cittadella, ci stai già pensando? Sì, è normale, adesso giochiamo martedì, finita questa, si pensa subito alla prossima. Sarà una partita difficile perché li conosco bene, è una squadra difficile da affrontare, anche se non sta. Sarai chiamato a dare i giusti consigli a Zauri, visto che conosci bene il Cittadella. Ah, vabbè, ma il mister sa già quello che deve fare, non è un problema. Però comunque è una squadra difficile da affrontare, anche se non è partita benissimo, però è una squadra forte, quindi bisogna stare attenti. Immagino tu sappia molto bene che il campo di Cittadella è un campo molto ostico per il Pescara. Mi Tu ricordo l'anno scorso. che sei stato lì, ma perché? Qual è il vostro segreto? Il segreto del Cittadella contro il Pescara? Vabbè, quello è un ambiente particolare, lì si lavora bene, si è messo solo al campo a fare il meglio. C'è un direttore che è un fenomeno, il mister è bravo. E il segreto, cioè, è questo. No, prima o poi deve arrivare la vittoria del Pescara lì. Speriamo martedì, speriamo martedì. Tornando a parlare un attimo di questa gara, volevo farti una domanda proprio da difensore. 4 partite, 7 gol subiti. Sono forse un po' troppi per il Pescara, come mai? Sì, sono un po' troppi. L'anno scorso a Cittadella c'è stata la seconda miglior difesa e questo ci ha permesso anche di fare un ottimo campionato e un ottimo playoff. È una cosa che da migliorare sicuramente. In settimana ci lavoriamo, quindi siamo fiduciosi anche su questo lato. Ci vediamo.